Ciao Enrica. Ciao Marco. Me la presenti? La mia mamma. Tua mamma. La mia bellissima. Mamma. Bellissima. Era un po' più bassina però. Ah, era un po' più bassina. Sì, era un po' più alta io, lei mi arrivava qua, ma insomma è proprio lei un vestito quando era proprio ragazza, giovane, insomma. Poi lei è sempre stata bella anche fino a quando se n'è andata proprio. Somigliava a Ingrid Bergman? Era scambiata per Ingrid Bergman. Addirittura? Sì, sì, mia zia mi ha detto che un sacco di volte sulla spiaggia, per strada, o un viatolo di montagna, la fermavano e dicevano, ma è con Ingrid Bergman, è Ingrid Bergman. E poi ho un aneddoto particolarissimo, se sapevo ti portavo la cartolina, sì. Che Robertino Rossellini, il figlio di Ingrid, mi ha scritto da Cannes una cartolina in cui c'era il viso di sua madre, sai, nel bianco, perché era la musa di quella edizione di Cannes, del Festival di Cannes, con scritto dietro, ormai ogni volta che vedo una foto di Ingrid, perché sua mamma, lui la chiama Ingrid, non posso non pensare a tua madre. Al contrario. Ieri. Ieri Enrica. E tua mamma, bellissima. Sì. E di carattere, com'era? Che cosa hai preso da lei? Ah. Guarda, tutto quello che ho di buono l'ho preso da lei. Tutto quello che ho di buono. Un po' di difettucci l'ho preso da mio padre, che sono impaziente, un po' così, a volte nervosa, ma insomma... Anche papà mi ha dato l'ossatura lunga, l'impazienza. L'impazienza può essere anche un pregio, no? Forse, sì. In che senso può essere un pregio l'impazienza? L'hai detto tu, l'impazienza può essere un pregio. Pensavo di trovarti su questo. Cioè una specie di frenesia di cercare le cose della vita belle. Sì, sì, io non mi accontento facilmente e spesso giudico me stessa. Mi pare normale giudicare il mondo, dici, ah, io non giudico, ma scusami. È umano, e poi se io penso a te, per esempio, non posso non pensare con degli aggettivi accanto, con un mio pensiero accanto. Questo non vuol dire giudicare, vuol dire essere una persona che ha una testa e che esprime sinceramente quello che pensa. Punto e basta. Ormai... Anche se qualche volta costa un po', ne parlavamo prima, no? Guarda, io ho sentito prima... quella meraviglia di questi ragazzi, questo tribute che hanno tribute fatto... Tribute band dei Maneskin. Ai Maneskin. E sono stati massacrati sui social. Ma scusami, si chiama tribute, è un tributo. Sì. L'avete copiato, ma sono pazzi quelli che lo scrivono e che li accusano. Così come io in questo momento sono massacrata sui social da tutti gli estimatori di una ragazza che ha fatto il Grande Fratello. Sì. E Lulu si chiama, e che io non giudico molto bene, ma guai a dirlo. Bisogna allinearsi, no? Posso avere un mio pensiero? Non mi sembrava che avesse tanta generosità da dare in un rapporto. È una tua opinione, è un'opinione che hai voluto esprimere. Ecco, questo fatto di voler esprimere le tue opinioni, comunque di dire la tua, anche se ci può essere un sottofondo di timidezza, no? Però non riuscire a resistere al fatto di dover esprimere la propria opinione. Hai detto da bene. Chi l'hai preso? Hai detto la mia madre. La mamma, la mia appunto. Madre, assolutamente. Anche lei ogni tanto le dicevo, mamma, ma stai zitta, ma perché dici questo? Ma perché non lo devo dire? Ecco, io uguale praticamente. Ecco, da lei. Che poi era un po' il generale di casa, perché papà era colonnello. Papà era colonnello, però tu sei vissuta in caserma. Io sono vissuta i primi 13 anni della mia vita nella caserma che mio padre comandava, perché era il comandante di questa caserma, per cui noi vivevamo nell'alloggio del comandante. Io ho avuto il bene di vedere la televisione già a 4 anni, perché c'era la stanza della televisione in caserma, altrimenti ce l'aveva solo Agnelli, quelli ricchi, noi no. Io ho scoperto di non essere ricca a 13 anni, quando è uscita dalla caserma mi hanno detto non si sta tanto al telefono, perché? Ah no, devi andare a piedi, non c'è più la macchina di servizio, perché? Perché al tempo mio, 70 anni fa quasi, c'erano dei benefit, avevamo i biglietti del cinema gratis, avevamo dei benefit, l'attendente mi ha cresciuta a me, io lo ricordo sempre con un grande amore, Vincenzo Saetta, si chiamava credo ormai. In Sicilia. Ah, la cosa che tu hai detto, sono vissuta in una caserma, però un po' in casa il generale era un po' mamma. Nel mamma, senso assolutamente, che faceva tutto mamma, e governava. Tutta la vena poetica che tu hai, no? Quella ce l'ho proprio. La voglia di, quando cogli delle cose, poi di scriverle magari. Le devo mettere sulla carta. Di mettere sulla carta, di far nascere canzoni meravigliose. Poesie, racconti. Mi permetterà di ascoltare subito una.
Che abbiamo un pezzettino, Amara Terra Mia, c'è Amara Terra grazie, Mia. Grazie, grazie. Perché quella è una canzone che veramente... Che mi lega molto a mia madre, poi... Ah, ecco, perché. Adesso ti spieghi perché. Sentiamo Modugno, c'è? Ce l'abbiamo, sì. Amara Terra Mia. Tra l'altro grazie. Addio, addio, amore. Mamma. C'entra mamma. Perché questa è una canzone che ha una radice nel 600, era un canto sì. popolare del 600, da cui Mimmo ha preso un nucleo sia di musica sì. che di due parole proprio che sono addio, addio sì. amore, tutto il resto l'abbiamo fatto sì. noi, ma a me non veniva la parola amara, perché c'era un mio testo di quando avevo 17 anni, in onore della Sardegna, sì. che si chiamava Sardegna terra mia, e su questo Mimmo si è proprio incuriosito e l'ha messa dentro addio, addio, amore. Però diceva, non può rimanere Sardegna, bisogna trovare una parola amara, cioè terra mia di tutti, no? E io stavo lì col mio notes in mano, in casa di mamma, in salotto, e vedo mamma che passa con tutte le cose stirate, le lenzuola, le federe, le cose così, passa e fa, cosa stai facendo? Dico, sto cercando sta parola, mamma, che Mimmo non vuole Sardegna, vuole una cosa. Perché non ci metti amara? Ma veramente? Ma allora è bellissimo vederli vicini, eh? Seconda persona sul podio, guarda, Domenico Modugno. Mimmo e mamma. Aspetta, però qui dobbiamo fare una cosa, perché idealmente dobbiamo mettere Domenico Modugno che canta Amara Terra Mia a tua mamma, eh? Perché è lei che ha detto la parola chiave. Eccola qua, Modugno è... Canta la canzone a tua mamma, ti piace? Moltissimo. Moltissimo, mi emoziona vederli insieme. Ecco. Potrei dire Mimmo e mamma. Mimmo e mamma, mi piace. E poi c'è, e poi mica c'è solo questa, perché c'è la lontananza. Sempre dalla Sardegna. Come canti? Io come canto, no? Io recito, no. Scrivo, penso, sogno. Perché signori, Enrica, lo sappiamo, ha messo anche le sue parole in questo. Come il vento che fa dimenticare chi non sa ma è già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. E questa? Com'è nata questa canzone? Questa è nata sul mio diario dei 14 anni, perché appunto sempre in Sardegna il primo amore che non mi è mai uscito dal cuore, come classicamente il primo amore non si scorda mai, io non l'ho mai scordato, e avevo scritto queste parole, le ho ritrovate su quel diario, e quando Mimmo mi fece sentire una musica che aveva già delle parole, sempre questa musica, però non lo convinceva, no? Quando ha visto queste mie, è impazzito, ha cominciato a saltellare per tutto l'atrio dove eravamo, insomma, non sai, la stessa descrizione che ha fatto Migliacci quando ha portato le parole di volare a Mimmo, che anche lui ha detto, ha cominciato a saltare, a dire questo è un successo, e anche Mimmo continuava a dire, questo è giusto, questo è un successo. Subito, io facevo, ma dai Mimmo, cosa... No, dico, ne parliamo domani, no, adesso scrivi. Come scrivo? Sono le 1:30 di notte, ho fatto lo spettacolo. Quella frenesia che dicevamo prima. Cioè lì non si può aspettare, no. E bisogna creare. E Mimmo è stato un grande insegnante per me, grandissimo. Ho avuto una fortuna eccezionale io. Sono una donna fortunata. Anche per lui è stato un incontro fortunato. Ed ascoltiamo da queste canzoni. Oh, chi c'è? La mia bimba. La tua bimba, Verdiana. Eccola qua. Sono proprio i tre amori della mia vita, le persone più importanti. In assoluto, perché per il mio lavoro, la mia carriera, incontrare Modugno a 19 anni e scrivere la canzone già a 20, insomma,
È stata la prima canzone così, è stato. Poi mi ha insegnato tanto sul palcoscenico, perché lui era un attore più che un cantante. Mm. Anche le canzoni che cantava le interpretava. Sì. La fisicità. Era una fisicità, era proprio sì. un darsi completamente sì. al pubblico, che quasi a toccarlo. No, bellissimo, come l'ha detto, proprio arrivava così, arrivava. Anche dalla televisione. Sì, sì, sì. E Verdiana cosa ha preso di Verdiana te? Purtroppo ha preso tanto da me. Mi spiace, mi spiace. Perché? Perché ti dispiace? No, nel senso, Verdiana è veramente tutta la mia vita adesso. È sempre stata importantissima, adesso che sono rimasta così, diciamo, non c'è mamma, sono sola, e per me è veramente la mia vita. E sono felice che sia lei la mia vita. Sarebbe stata anche un altro figlio, perché tutte noi madri, per carità, e figlie, ma ho la fortuna di avere una ragazza che, oltre a essere oggettivamente una bella ragazza, non ha un grammo di cattiveria nel cuore, e forse questo è un peso in questo mondo. È una persona delicata, gentile, che non vuole... Ecco, questo non ha preso da me. No, io non sono così delicata e gentile. Uno dei miei soprannomi è stato Bruschetta, perché sono un po' brusca quando devo dire le cose. Anche mia figlia mi dice, mamma, ma c'è modo e modo. Ah, adesso aspetta, te la ridico. Scusa, mi puoi accompagnare? E se io dico, dai, devi accompagnarmi, è caserma, io vivevo così, con le guardie, parlavamo tranquilli, no? Ordine. Adesso è tutta una roba che devi pesare le parole, anche rispetto a quello che dicevamo prima, sì, no? Sì. Quando si fa un intervento. Stare attenti sempre. Un conduttore. Io non so in questo momento se conducessi un programma come se sarei a mio agio o meno, perché mi sentirei molto condizionata da questa atmosfera. Senti, sai che ogni volta che comincio a dire qualcosa si apre anche lì un capitolo. Adesso, come conduttore, ho pensato a Italia Sera, qui al piano di sopra, lo studio 3, c'è l'Italia Sera. Tutte le volte Sera, che all'inizio Mino dicevi D'Amato. Italia sì, dicevo, ma che è? Italia Sera? Sì. Stavo così, ti ricordo, è un pezzo di citazione, sì. Senti, in quella caserma, no? Appunto, invece cresceva una ragazza piena di sensibilità, no? E di voglia di raccontare, no? Sì. E lo hai fatto attraverso le canzoni e attraverso i libri. Sì. Perché adesso è uscito questo secondo e stai creando un mondo, con, no? Un sì. mondo di personaggi ai quali ci stiamo affezionando, no? Sì, sì. Perché questo è il quarto romanzo che scrivo, ma i primi due erano uno una sì. storia intima, un altro una storia sì. medica vera che ho trasformato in romanzo. Poi è nato Chico, che è il protagonista del Condominio, che è uscito 2 anni fa ed ha avuto un bellissimo riscontro nel pubblico. A me fa tanto piacere quando mi dicono, ma tu sai che io ancora Chico ce l'ho nel cuore, se ci penso sorrido, perché è un portatore sano di allegria questo protagonista del mio libro. Che adesso e si chiama Condominio Addio. Si chiama Condominio Addio, perché dopo il Condominio è uscito dal Condominio, ma sempre non solo. Perché lui condivide la sua vita con l'unico essere vivente che sopporta, che è una tartaruga. Ecco. Perché sembra poco vivente, allora lo sopporta. Altrimenti ha dei problemi col mondo e chi lo abita. E questo mondo qui che hai creato, no? Che veramente dal libro ti senti coinvolto da questo sì. mondo. Secondo te potrebbe diventare, è una cosa domanda che non so se gradisci. Un però, film? Anche di uno più. Sceneggiato? Perché è un mondo. Una serie? Sono personaggi, me tu l'hanno vorresti detto, tutti i fatelo, giorni. Io non so come si fa, fatelo voi che me lo dite, fatelo. Si fa così, vieni. Come si fa? Si va sul podio. E Verdiana? Qui. Sai, sono venute pure le figlie di Mino Leitano qui, eh. E sai, stavate per il film. Allora facciamo questa... Mauro, che dici? Ah, altro... volevo un giudizio da... Guarda, lui è una Sei persona... sicura che vuoi un giudizio? Sì. Perché sono una kamikaze, sì. Peraltro, essendo, se posso, non soltanto un'autrice di canzoni formidabili, le revisioni delle tue canzoni, ne cito due, Amara Terra Mia, rifatta da Erma Albeita, un bellissimo. Capolavoro assoluto. Un capolavoro. E poi La lontananza, rifatta da Emma Marrone. Quindi brava due volte. Grazie. Ma adesso vediamo i social, cara mia. Adesso vediamo i social. Signori, Enrica Bonaccorti. Enrica.